Tra le scogliere disseminate d'alghe dalle sfumature violacee, alcuni archeociates si sono ancorati al suolo a poca profondità. Le forme di bulbi o vasi li fanno somigliare a delle piante, ma questi animali molto primitivi non smettono di pompare acqua per poter sopravvivere. Saranno soppiantati dalle cugine, le spugne, immobili come loro. Sidneya e Marrella, buffi invertebrati dalle zampe articolate, nuotano nei dintorni. Mentre alcuni Aisheaia si divertono dopo essersi arrampicati su di loro con adunchi monconi. Canadaspis, protetto dal suo carapace blindato, conquista le rocce. Ottoia si affretta a ritirare la tromba prima di rifugiarsi nel suo buco. Opabinia, guidato dai suoi cinque occhi, acchiappa le prede con le sue appendici che finiscono in pinze. Ma il predatore può divenire egli stesso preda del più grande, il terribile Anomalocaris. Fragili mostri o stupefacenti robot, questi artropodi primitivi non hanno avuto discendenti. Forse per questo non finiscono di stupirci. Al di sotto delle barriere di spugne o in mezzo a praterie di crinoidi, degli ortoceri giganti nuotano a ritroso. Per staccarsi dal fondo e nutrirsi di nuove prede, questi molluschi hanno trasformato le loro conchiglie in galleggianti e i loro piedi in tentacoli. L'avvicinamento al fondo deve essere discreto. Gonioceras deve agire in fretta perché i trilobiti, grazie a occhi dalle 100 sfaccettature, possono scappare o arrotolare a palla il loro corpo segmentato appena si accorgono che un pericolo li minaccia dall'alto. Meduse carnivore e mandaloceri a forma d'uovo nuotano tra le distese d'alghe. Appiattito sul fondo sabbioso, Mixopterus, lo scorpione di mare gigante, esibisce una doppia fila di pinze, pronto a catturare una preda da divorare con tutta calma. Bellerofonte dalla bella conchiglia simmetrica si arrampica sui ciottoli del fondo. I primi pesci non posseggono né pinne né mascelle e nuotano con la bocca aperta. Per mantenere l'equilibrio, i Birkenia hanno trasformato le loro squame a tegola in derive. I coralli innalzano le loro palizzate di calcare e le spugne si espandono come vetro soffiato. Conficcate nella fanghiglia, alcune conchiglie aprono le loro valve alle acque apportatrici di nutrimento. Drepanaspis, un pesce spazzino, si è piazzato al loro fianco. Al di sopra nuotano alcuni trilobiti. Altri hanno la testa e il tronco racchiusi in uno scudo osseo, adatto a fendere l'acqua o ad assicurare loro l'equilibrio mentre riposano tra le alghe giganti. Per la prima volta, Anglaspis e Pteraspis praticano il nuoto controllato. Ha finalmente inizio la conquista del mondo marino. Il variopinto squalo Ctenacanthus sembra sparire nelle mascelle che lo tranciano. Appesantito dalle scaglie ossee, Dunkleosteus non doveva certo nuotare con disinvoltura, ma la sua mole, mai uguagliata dalla sparizione dei placodermi, ha fatto di lui il numero uno del mare. Nel mondo dei pesci assistiamo a trasformazioni grandi ma poco spettacolari. Le pinne di Botryolepis si articolano, quelle di Eustenopteron mimano i movimenti del camminare, grazie a lobi carnosi che ne fanno degli abbozzi di zampa. I polmoni permettono a Panderictis di respirare l'aria in superficie, ma un gruppo riesce a superare l'ultima tappa che conduce alle frontiere dell'oceano. Il mondo dei continenti, sconfinato e deserto, si offre agli anfibi. Dopo l'acqua e prima dell'aria, Acantostega e Ictiostega scoprono la terra. Alcuni Platysomus nuotano vicino ai coralli, mentre un branco di Tarrasius anguilliformi scivola nella corrente. Tra chimere e squali s'accentuano le differenze tra i sessi. Per sedurre, i maschi Falcatus si adornano di appendici irte di denti e i maschi di Echinochimera issano sul dorso vele di spine più alte di quelle delle femmine. Per colonizzare l'oceano, alcuni pesci assumono forme inaspettate.
Promexiele ha pinne dietro la nuca, come ali. Belancea, invece, assomiglia al disegno di un bambino. Fuori dall'acqua crescono alberi immensi e volano libellule giganti. Un gruppo di anfibi lascia la riva per stabilirsi all'interno delle terre. Chilonomus è il primo rettile. Deporrà sul suolo le prime uova racchiuse in un guscio duro e poroso. I continenti si sono raggruppati. Il clima più secco favorisce i rettili che meglio si adattano al calore. Alcuni hanno sul dorso incurvature che servivano forse a regolare la temperatura all'interno del corpo. Molti spariranno, altri arriveranno quasi allo stadio di mammiferi. Al mesosauro, un discendente dei rettili terrestri, occorreranno milioni di anni di continui adattamenti per tornare nell'oceano dei suoi avi. E quanto ci metteranno i Dorypterus, di cui va a caccia, per trovare una difesa più valida della loro pinna a spiedo? L'aridità del clima non favorisce gli anfibi, che vanno in cerca della minima secca. Per sorvolare meglio il fango ricco di organismi viventi, Diplocaulus utilizza il cranio come un'ala. Lo squalo Xenacanthus naviga in acque poco profonde. Una preda così docile non può sfuggirgli. L'esigenza di deporre le uova sulla terra costringe i rettili tornati al mare a restare in prossimità delle coste. In questo territorio limitato acquisiscono nuove particolarità. Enodus e Placodus hanno a disposizione due tipi di denti per catturare i mitili, per staccarli e per spezzare le conchiglie. Dal bordo delle rocce, i Tanistropheus pescano col collo. Anfibi diventati mostruosi, come il Mastodonsaurus, si aggirano sulle spiagge. Incontrano le prime tartarughe e coccodrilli in grado di correre ritti sulle zampe. Altri rettili dal collo meno lungo ma più potente, il Notosaurus, catturano tutto ciò che nuota vicino alla riva delle lagune. I piccoli batraci non hanno più la coda da trascinare, ma non sono ancora provvisti di zampe posteriori sufficientemente lunghe per fuggire a salti. I gigli di mare innalzano le loro braccia nelle acque calme. Le conchiglie dei grandi Nautilus si sbriciolano tra le potenti mascelle di Mistriosaurus, un coccodrillo dalle zampe palmate. Per nuotare meglio, Metriorhynchus ha trasformato le due zampe in pale natatorie. Liopleurodon, un plesiosauro carnivoro dalle dimensioni mai eguagliate, non esiterà ad attaccarlo. I pesci si diversificano e si preparano ad invadere i mari in branchi nomadi. Perfettamente adattato al nuoto, Geosaurus è uscito sulla riva per gustarsi Cichlerion, una langusta giurassica. Dietro di lui passano alcuni ittiosauri. Nell'ambiente circostante regnano 100 diverse specie di dinosauri. Le belle tartarughe di mare Archelon salgono in superficie e raggiungono la spiaggia per deporvi le uova. Pteranodon plana sopra le foreste di sequoia, dove alcuni dinosauri mostrano minacciosi le creste o i denti. Due grandi rettili marini si dedicano forse ad una delle ultime lotte prima di sparire per sempre. Da dove arriverà il morso fatale? Gli attacchi di Elasmosaurus sono inaspettati, perché il suo collo, il più lungo del mondo, è totalmente flessibile. Ma Mosasaurus, con la sua possente mascella, può spezzarlo in un sol colpo. Le ammoniti in declino si sono ornate con sontuose conchiglie barocche. Le razze, nuove arrivate, planano sopra le spugne con pinne ampie come ali. Immensi banchi di pesci partono alla conquista del più vasto territorio del pianeta Terra: l'oceano. Scegliete un'epoca e ricostruite una scena di vita.